viaggio nel passato tra gli eventi e l'umanità perduta della Shoah, il viaggio nel presente per fermare le testimonianze di quel periodo, il viaggio nel futuro per fare in modo che non accadano più le atrocità delle persecuzioni razziali. La città torna a celebrare il Giorno della Memoria, istituito in ricordo del 27 gennaio 1945, quando le truppe sovietiche abbatterono i cancelli di Auschwitz, con un programma che ha coinvolto per primi gli studenti e che si è articolato da mattina a sera in una serie di appuntamenti tra visite guidate, proiezioni video, mostre e concerti sul tema del viaggio. A dare avvio alle iniziative sono stati alle ore 9 in Piazza del Popolo le esibizioni a cura delle ragazze e dei ragazzi del liceo Mengaroni, Marconi e Mamiani. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. Vista la tua giovane età, che effetto ti fa partecipare a una giornata così importante? Allora, questo effetto è contrastante, ho tante emozioni in questo momento dentro di me che non riesco nemmeno a spiegarle con le parole. Questa giornata è importante per tutti, dovrebbe essere importante per tutti e soprattutto per noi ragazzi ci dovrebbe fare aprire gli occhi che il mondo è crudele quando vuole. Io ho letto nel tuo viso un'emozione particolare, credi che tutti vivano le stesse cose che stai vivendo tu? Una parte di noi ragazzi non riesca a capire l'importanza di certe cose e queste cose le prendono superficialmente. Sei comunque fiduciosa in un futuro? Io sempre combatterò sempre per il mio futuro e per il futuro di tutti noi ragazzi di adesso. Originalissima l'idea di un flash mob per una giornata così importante. Come vi è venuto in mente e come l'avete organizzato? Allora, l'idea del flash mob in realtà è arrivata direttamente dai ragazzi, che è la cosa migliore. Entusiasti di partecipare a questa cosa e veramente con le poche forze che avevamo siamo riusciti a portare a casa una riflessione. Tra l'altro ha letto con un'emozione palpabile, veramente forte. Volevo appunto sapere le tue emozioni. È comunque un tema che mi ha sempre colpito molto, mi sono sempre informata molto sull'argomento, quindi quando ho saputo la possibilità di fare questo progetto l'ho subito voluto fare. Le vogliamo dire a chi ci sta guardando che i ragazzi sentono profondamente questi temi? Sì, li sentiamo tutti molto e siamo tutti molto partecipi in questi progetti. Una grande emozione, un senso di speranza, di futuro, perché se sono i giovani, gli studenti a mettere l'accento sulla memoria e sull'olocausto significa che davvero ci sono le possibilità che alcune tragedie non capitino più. Del resto sono loro che devono avere gli anticorpi per i germi dell'intolleranza, del razzismo, della xenofobia e quindi è molto una sfida culturale questa della memoria e purtroppo sappiamo invece quanto il razzismo sia ancora molto presente nella nostra società e di conseguenza bisogna tenere la guardia alta. La giornata del ricordo di oggi deve essere di monito anche contro la guerra in corso in Ucraina? Di certo la seconda guerra mondiale è stata il contesto nel quale l'olocausto si è sviluppato. Dentro le guerre succedono le cose più atroci, compreso gli stermini di razze considerate inferiori. Un'ideologia estremista, un'ideologia folle, che però proprio nei contesti di guerra può in qualche modo riemergere, quindi di conseguenza anche oggi dalla giornata della memoria deve venire anche una grande richiesta di pace. La cerimonia è proseguita in prefettura con la consegna di 4 medaglie d'onore alla memoria ai familiari di cittadini residenti nei comuni di Pesaro, Fano, Petriano e Cagli, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. È sempre molto emozionante ripercorrere la storia di chi ha sacrificato la propria vita per tante altre persone, la storia di chi non è tornato dai campi di sterminio
è la storia invece di chi è tornato ma ha portato dentro un dolore tale che non ha mai superato. Quanto è importante per i giovani ricordare? Ma i giovani, guardi, più che il futuro sono il presente della nostra storia e quindi devono avere ben chiare ciò che è avvenuto. È a Pesaro, ma credo in tutte le scuole della provincia, è molto forte questa attenzione e quindi sono certa che continueremo a parlare della storia degli ebrei. E l'emozione nel ricevere questa medaglia per suo padre? L'emozione è molto grande, poi anche sentire la signora che leggeva la lettera che lui aveva scritto a casa, che io ho ritrovato dopo la sua morte, perché lui è morto nel 2003, e quindi un'emozione molto grande.